Forse sarebbe stato meglio utilizzare questa luce per tutto il video, ma benvenuti nel mio bagno. La challenge di questo mese mi piace tantissimo perché ho pensato che dato che tempo fa, almeno fino a qualche anno fa, festeggiavo Halloween travestendomi da cose stranissime, ho deciso di darvi l'ispirazione per il trucco di Halloween di quest'anno facendo la Tiny Face Challenge che ho visto nel video di Jamie French che vi lascio qua sotto in descrizione. Quello di cui avrete bisogno per fare questo make-up è fondotinta con relativa spugnetta per il fondotinta, un correttore, della terra con relativo pennello, un ombretto marrone con relativo pennello, della cipria con relativo pennello, ma vi svelerò un segreto, io sia come fissante che come cipria uso il borpacco. Un pennellino piccolo, eyeliner, un ombretto chiaro o illuminante, io potrei usare questo qui oppure questo dorato, ma penso che userò questo. Un rossetto con relativo pennellino. Una palette di ombretti, io userò questa qui perché sono vestita di nero, quindi direi che per gli occhi ci sta bene un nero sfumato, tipo smoky. Una matita nera per occhi, un mascara e poi ci vorrebbe una sciarpa o un lupetto, ma io userò questa fascia della cetila. Per evitare di impiastricciarmi, mi metto la mia fascetta bellissima e direi che partiamo subito. Tiriamo sulle maniche prima di restarci. Applichiamo un po' di fondotinta sulla manina. Ah no, la prima cosa da fare è la cremina. Il modo di spalmare la crema è veramente stupendo. Applichiamo dei puntini di fondotinta qui e nella zona alta delle guance. La parte sotto non ci serve. Adesso andiamo ad applicare il correttore nella zona T, qui e sotto le occhiaie. Sì, lei ne usa uno molto più chiaro di correttore comunque. Adesso lavoriamo con la terra e usiamo un pennello che non vi ho fatto vedere prima, che è un pennello piatto e poi magari andremo a sfumare con qualcos'altro. Lo dobbiamo applicare praticamente sul contorno del viso. Più o meno. Dobbiamo proseguire in questa zona che poi andrà ricalcata con l'ombretto. Cercate di sfumare bene, vi prego, altrimenti viene fuori un ciuffo. A questo punto, con il nostro ombretto marrone, con un pennello piatto, tipo quello che vi ho fatto vedere prima, andare a disegnare il viso della bamboletta. Partiamo dal naso, da qui. Dobbiamo seguire la linea che abbiamo fatto prima con la terra. Cercare di fare uguali i due lati, non verrà mai. Infatti, non è venuto uguale. Ok, va a sfumare. Quindi prendiamo uno spumino tipo questo qui. Lei ne usa uno un po' più grosso. Proviamo con questo qui. Sì.
Direi che usiamo anche l'altro. Sì, dai. Andiamo a mettere il nostro loro talco per fissare un po'. Adesso arriva la parte difficile, ovvero quella di disegnare un piccolo nasino qui che sia però uguale al mio naso. Forse verrà un naso un po' deforme, non sembra esattamente un naso, diciamo, chi vuole intendere intenda. Abbiamo lavorato con l'ombretto, dobbiamo ricalcare la parte rossa del naso con l'eyeliner. Beh, non è proprio piccolo, dobbiamo andare a sfumare la parte più alta di questo nasino. E poi recuperando un pennellino piccolo, sfumiamo leggermente. Ok, adesso sembra quasi un naso vero. Sono piuttosto soddisfatta, devo dire. Ci mettiamo un cicinino di ombrettino chiaro per illuminare la punta. Ripasso l'ombreggiatura. Vediamo se c'è da aggiungere qualcosa. C'è da aggiungere un pelino di bianco anche sui lati. Sembra un naso. E sfumiamo di nuovo. Ci vorrà una vita per fare questa cosa. Credo che questo sia il risultato migliore che io possa raggiungere. Ok, dobbiamo andare a fare una specie di labbrino leporino, sempre con il marrone. Facciamo prima le linee nette. Non intendevo in realtà il labbro leporino, intendevo questa cosa qui. E la andiamo a sfumare. Di più quello sotto e quello sopra. Magari ci metto un pochettino di matita. Bisogna schiarire la parte intorno e accentuare questa parte qui. Con il marrone, ma con un pennello un po' più grosso, proviamo con la terra. Comunque dobbiamo accentuare praticamente questa parte qui.
Lei dice di fare questa cosa e poi schiarire ulteriormente la parte del naso, quello vero, che non abbiamo ancora disegnato, perché così esalteranno di più le labbra. Andremo a disegnare quelle piccine. Questo dica sì, proprio pasticciarsi la faccia. Adesso sto usando proprio il bianco, non il bianco perlato. Lavoriamo come abbiamo fatto prima, quindi prima con l'ombretto. Quando siamo soddisfatti del risultato, ricalchiamo con l'eyeliner come abbiamo fatto per il nasino. Decisamente storta questa bocca, più o meno ci siamo. Bisogna andare sotto le narici a fare un video. Bisogna passare a dipingere queste labbra. Adesso spero di non rovinare il lavoro di... non so da quanto tempo sono qua. Per il momento sembra tipo un clown e basta. Mi sto andando anche dentro il naso. Questo, giusto? Ok, adesso è il momento di truccare gli occhi. Qua farò il make up che faccio di solito agli spettacoli, perché è l'unica occasione in cui mi trucco. Ora, prima vediamo questa, mi giro, vediamo, facciamo l'effetto sorpresa. Già con una luce normale ha tutto più senso, effettivamente. Così ha tutto molto più senso, effettivamente. Chi se la sente di affrontare come me questa meravigliosa challenge, fatemelo sapere ovviamente qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi ovviamente, sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo tutorial, challenge, via dicendo, questo video insomma, lasciatemi un bel like. E se pensate che questa challenge possa divertire e interessare tutti i vostri amici, condividetela su tutti i vostri social, soprattutto in occasione delle feste a tema di Halloween. Se pensate che questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma siano meravigliosi, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci rivediamo con il prossimo video, ovviamente il 19 di ottobre con Danza con Gio. Invece la prossima challenge sarà ovviamente il 15 di novembre. Un bacione a tutti e ci vediamo alla prossima!